da qua, se nella stessa parrocchia ci sono sia Shade che Lolo, capisci che non bisogna fare di tutta un'erba un fascio. Un? Non si può dire. Trovo un'altra. Non si può neanche dire erba. E beh, uno stato di proibizionismo totale. Tipo i vicini di erba. I vicini di erba? No, sei lindo. I nostri sono i vicini di erba. Sai perché un ebreo va al muro del pianto? Perché è uscito il disco di Lolo. Vai. Come vedete è lunedì santo. Iniziamo bene. Iniziamo con due personaggi. Uno oggi c'è sì, Shade. Però dovremmo fare tutti e due oggi. Shade. Li registriamo Slim Shade. Due. Slim Shade, ho capito. Ho capito. Abbiamo mentre deciso il di gatto fare... fa dei casini qua. Si è messo comodo a posto. Bim. Ma scusa un attimo, amore vuoi? Prima cosa Insta. Vuoi? Cosa vuoi? Ma l'avevano già fatto Insta Lova. Appunto. Marrakesh. E non solo, sembrano quelle punchline di Dante che lui, da cui lui si d'arte. Ispira molto. Figlio d'arte. Che però le dà. Ma quindi anche, anche Dante è... Cosa? È cabrio. Non lo so, no, secondo me... No, ok. No, allora, ci piacerebbe. Warner Music, ma Warner. Warner. Cosa c'è, Warner? Con la W moscia. Ci sono un sacco di cose da raccontarvi di questo weekend, però non staremo qua a raccontarvelo adesso. Domani. Ma sì. Però tenetevi pronti sì, perché... Sì, sì, sì. A breve faremo anche il video di Chris Brave, Chris che Brave. Se non lo conoscete andatevi a informarvi. Purtroppo è handicappato e io non potrò prenderlo in giro. Come? Io lo piglio per il culo perché ha suonato con Fedez. Ho capito. Però in realtà ha fatto un pezzo molto bello. Sì. Che questo ricchiuncello si è commosso. Io mi commuovo anche quando vedo Babe, maialino coraggioso. Perché ci sono i porcellini che sei un vengono coglione. Abbattuti per farne sarcicce. Bene, io sto per partire col primo frame e vedo già il nongio che fa il coglione. Ok, come hai visto le storie del nongio dove si poteva... No, non geniale, si poteva geniale, si poteva la sfera. Te lo giuro, si era messa la sai l'alluminio delle tele Brooklyn? Per sostituire. Era un coglione. Uno di noi. Io lo odio. L'altro è diventato fa***a. Ecco. Massa, ciao, meravigliosa. Vito qua, no, Vito! Perché stai sempre su Instagram? Stai chiedono e mi notano, Comunque, critica che sociale, dici, ragazza? Il vai, Vito! Font collegiale sempre, fai! Ho messo segui, ti metto in qua foto dei piedi. Foto dei piedi. Uno di noi, sciale. Se non fosse per quel problemino. Bello però il beat stavolta, non è proprio merda. Quando sono stanco di vederti. Ma chi è? David Crockett? Sti melodici. Ma stai diventando pop anche lui. Ma pop quello brutto. Si chiama Marrakesh che suona la... Mamma che merda. Dove sono dose preziosi qua? Piccione a prima Insta. Prima minchia. Sto Rosby? No dai. Quando rappa va bene. Oh Gesù. Instagram. C'era anche un una skinhead degli anni 20. Bello. Big Bridge è bello. Il ritornello è una merda. Chi è il ritornello? Vado. Prima dei Maneskin, chi c'era? Io ed Eskin, The Color, che brutti drop. Guarda, il drop è bello e la melodica che mi fa cagare. Proprio sono le ragazze bellissime. Piccione nero, te hai visto, Ho capito. Ma quanto dura? Quattro, troppo. Che mi è partito il cuore. Geniale, però, bravo. No, vabbè, conosciuto anni 50. Venga, però, è diventato. No, ma lui è veramente brutto quando canta il melodico che... Schifo! Yeah! Ma anche la faccia. Sì. Madonna, quando finisce l'estate? Mi ha messo la pinna in faccia. Stacchezza. Ma poi alla fine. Ok, cos'è, la minorenne? È finita, ragazzi. Ma poi è lui stesso che si doppia. Ma dove è andato? Perché ha fatto tutto lui il doppiaggio. Ero attento, così si limona l'anno prossimo. Si è doppiato anche male, non so se hai notato. Ah, sì, ha assoluto... fuori sincro. L'ho visto sto cartone, bello. Ma chi se ne fotte? Cosa c'è? È entrato nella sgasata di qualche mezzo a diesel PM10, dove PM sì, e non è, non è post mortem e neanche, non è neanche per pubblico ministero, ma perché porca. Insta. Aspetta. Ma quando è che finisci di fare i pezzi dell'estate? Quando è che finisci fai il coglione? Quando è che finisci di doppiarti male? Che pure, cioè, sembrava ma... la seconda serie di Kenshiro. L'uomo morto. Eppure non lo so. Allora, ci sono alcune cose geniali nel pezzo, cioè sì. Quella cosa, la nostra il piccione relazione... nero, che geniale. È geniale. Io lo so, il genio che ha inventato il piccione nero.
deve essere un genio quello. Dovrebbero dargli un Nobel per il piccione. Non so cosa dire, ti giuro. Sono il d'oro essere fatto dalla minchiata. Come intervenire il piccione di cristallo. Il Grammy Piccione Award. Il piccione di cristallo, che era quello che evocava Crystal, il cigno. Sì, di mamma. Il cigno di mamma. Ho capito. Perché faceva così, no? No, faceva così. Faceva il piccione. Quindi per i Piccione Awards sono nominati Cristo il cigno, Shade e Piccione mamma. E comunque lei è il cristallo. Poseidone, cosa che sto dicendo? Senti, parliamo seriamente della canzone. No, da chi hai preso l'aria da ritornare? Perché ho già sentito, non è stata del Renga, molto italiana, molto, sì, quello molto, sì, sì. Molto italiano, pop moderno italiano. Assolutamente sì, e secondo me andrai nella classifica top plagio. Però che non mi ricordo, il plagio, io non mi ricordo, cioè l'hai già sentito quel... Sì. Da chi? So... Vabbè, se qualcuno si ricorda a chi ha preso il ritornello, lo scriva qua sotto. Mm-hmm. Perché è vestito come The Mask? Perché è un coglione. Perché è un coglione? Da quando ti ho visto ho messo segui. Ah, ok, comunque il pezzo, come al solito, è il classico pezzo alla Shade, alla Salmo, alla J-Ax e Fedez. È il pezzo dell'estate con denuncia sociale. E ci avete un po' scassato il cazzo. Non sì. avete più nessun tipo di innovazione in questa cosa. L'avete fatto una volta, sono 4 anni. Insta nuova, via bene. Scatolate tutto. Poi cos'hai con le foto ai piedi? Da quando ti ho vista ho messo segui, okay. Ti metti i cuori, ma manco li vedi. Perché gli scrivi in chat privata e lei non gli arrivano. Foto farlo. Dei seni, foto dei piedi. Ne seguo 1000, mi seguono in 10. Ma ti segui un botto però. Sì. Follow for follow, like for like. Dividi like, ti seguo, baby. Mi iscritto, segui. Ricambi. Bravo. Ma che problemi avete? La mamma puttana, credo. Dividi like, baby, like for life. Sotto tutti i posti, metti relax time. Ci chiediamo tutti che lavoro fai. Giusto, e questo è quello che... Okay. Bridge. Ma sei così bella. Questa era questa bridge molto bella. Sì, la strofa, veloce. Ma minchia, sembrava di un'ora e venti. È reggaeton, ci credo, è dilatato il tempo. Con il reggaeton, talmente ti rompe i coglioni quel battito. Bravo che... Ho capito. Ma sei così bella che fai le dirette. Me le presti quelle tette? Ah, quelle già era così. E le seguo pure se non dici niente. È vero, questa cosa succede però, Cosa? Le dirette dove non dicono nulla e fammi c'è un botto di gente che guarda e dice: ah, magari esce la tetta e invece non la fa. E ti vorrei scrivere anche nei DM. Che non è sono i DM. Dead match. No, scherzo, sì, è il direct message. E non Dio. E non Dio come cose. Ah, ok. Ma non mi voglio fare figure di DM, E non voglio fare figure di come cose. Da quando ti ho vista, mi hai mandato in fissa. Sì, però sono stanco di vederti solo sul cielo. Che devo ritornello. Pari la Madonna. Ma dov'è che posso vederti al vivo di foto profilo? Cos? Ma dov'è che posso vederti al vivo di foto profilo? Cos? Forse la seconda, la terza volta che lo leggiamo è meglio. Ma dov'è che posso vederti al vivo di foto profilo? La seconda strofa chiarisce. Dov'è che sei no filter, no finta? No, non capito? La capisco, che non sei figo. Dov'è che sei? Amore a prima Insta. Ehi, è stata amore a prima Insta. Ehi, è stata amore a prima Insta. Bello. Ma perché il bridge è più lungo della strofa? Perché c'è così. Sono super cool, super giù. Ti vorrei vedere da vicino, tipo super zoom. Altro che tira su col dito. Io lo swipe up lo vorrei fare sopra il tuo vestito. Gesù, cosa sei dentro? Barlo sei diventato. Sì. Quante foto metti? Non ne usciremo indenni. Vinceresti pure tutti i premi agli Instagrammi. Non al Piccione Award che dicevamo prima. No. Bello l'effetto a bocca gigante. Solo che non è un filtro, sono le labbra rifatte. La strofa 3 è lunghissima, ragazzi. Forse tu non lo sai, ma abbiamo una relazione che sembra la nostra chat perché mi è partito il cuore. Questa è la frase più bella, è l'unica frase bella del. Ma la strofa 3 è una frase, è rivoluzionario. Una strofa di una frase, neanche Capoplasa le fa così corte. E allora? È sempre dilatato. Credo. Botto dilatato. Un po' come il culo di tua madre. Sì, allora, io credo che sia la canzone più merdosa che abbia mai sentito lasciare questa. Non penso anche negli ultimi 10 anni e ci metto dentro anche in che la batte, cioè nel senso. La battle. Molto bello bridge. Un drop? No, il drop mi ha fatto schifo. Bellissimo, anche sta roba di mezza discotecaccia. A me piace quella. EDM. EDS. EDS, perché negli anni 90 mi piaceva un botto a me. C'era già i bridge lì proprio. Sì, sotto i bridge. Ho preso la IS. Bravo. Ho capito. Bravissimo. Sì. E che cazzo ti devo dire?
boh, bello, cioè, il pezzo, alla fine, leggi, alla fine se lo leggi il testo? Sì, bravo, cioè se me lo senti in radio rido, dice ah minchia Shade, spero che si piglia due soldi con questa merda, perché se non si piglia manco due soldi avevo fallito nella ti vita. Ti ricordi quando ci ho promesso quel pranzo che non ci ha mai offerto, Shade? È vero. Bello, eh. Domani è stato Shade, quello ha preso gli accordi il manager, sì, sì, che non gli ha detto un cazzo a Shade. Sì, sì, sì. Detto, e poi quando Shade secondo me Shade ha detto no, no, piscia, inventati una cazzata. Così è andato il retaggio. Quello di Lollo, credo. Sì. Ho capito. Shade, ancora sto aspettando sto Roadhouse. Shade, io sto ancora aspettando che tu faccia una canzone. Non so, ma no, ma perché poi alla fine hai ragione, cioè comunque il tuo stile non è che puoi cambiare. Bella. È bella questa canzone. No, è bella la canzone. Però se me la sento d'estate sono contento. Ripeto, ho detto, dico, sono felice perché almeno gli passa un po' di SIAE. Toccare. Si piglia due soldi. No, si ridicolo. Due soldi, vabbè. Però il doppiaggio, tipo Kenshiro, quando. No, mi puoi doppiare. Sì, vai. Il doppiaggio, tipo Kenshiro, è un po' una merda. Come la tua generazione. Ciao.